Innanzitutto si chiama Autobahn Cafe, per cui pensi a un caffè, chiaramente un posto in cui puoi chiacchierare, un posto accogliente. Quando vedi che è asfalto ti dà quel senso di macco, cioè non c'è neanche un po' di natura, no? E è buffo come noi cerchiamo sempre invece, anche nella città, un riferimento alla natura. La sensazione è, non so, è bello, cioè cos'è che è bello? Immagina quando magari fuori da casa mia, io abito in montagna, c'è un filo d'erba che riesce proprio a distruggere l'asfalto, ma dopo un po' cresce, magari c'è un fiore, no? E dici, ma come è possibile? La mia prima bicicletta, appunto, mi è stata regalata, era stata trovata da mio papà proprio dentro il cestino, che era ancora di quelli senza raccolta differenziata, quindi proprio grande, insomma. E c'era questa biciclettina di quelle, tra l'altro pieghevoli, bellissime, però era stata buttata, si vede che era rovinata. Lui l'ha tutta ridipinta di rosa, e ha messo le ruote nuove, tutto quanto, ma era la mia bicicletta, proprio wow! Veramente in un caffè, nella parte all'aperto, non li vedrei proprio al chiuso. Ci sono dei momenti in cui gli oggetti, anche della città, noi gli attribuiamo un significato, non sono più oggetti morti. Qualsiasi oggetto può diventare qualcos'altro e può far parte della tua vita, perché no? Questa voglia di distruggere, che un po' comunica distruggere una cosa, cioè per poi ricrearla in un altro momento. No, ecco, ho sbagliato. Non è l'idea di distruggere, è la bellezza vista in un altro modo. Questo mi ha colpito molto.